abbiamo fatto questo croccante alle mandorle con del gorgonzola. Allora, per ribadire il concetto del contrasto che io porto sul menù, sul mio menù di degustazione, è scritto a parte una frase di Eraclito che dice: dal contrasto sgorga una bellissima armonia. E io sono partito da questo per creare una bellissima armonia con gorgonzola e croccante. No, è solo apparenza e basta. Che bello! Bello, bello l'apparenza, diciamo. Se dico che è buono. Io ho la seconda figlia che ha scritto questa frase: puro e leggero buono. Io cerco sempre, se c'è una cosa molle, di mettere qualcosa di fritto o qualcosa di croccante sopra, perché il contrasto appunto stimola il gusto, di conseguenza stimola la digestione oltretutto. Lei molto spesso quando... I miei piatti nascono sempre da un'idea. Mi nasce un'idea e casomai la elaboro, e quando è pronta l'idea lo faccio. Ecco, se questo si intende progetto, beh, può essere così. Può essere un'idea che nasce da una sensazione, un panorama, una montagna, come ho fatto una volta, un quadro. Sovente mi sono ispirato ai quadri degli artisti, tanto che una volta un amico, sia Ucino, molto, molto noto anche in Italia, mi disse, ma lo invitai a mangiare un piatto, e gli dice: ma questo è un quadro mio? No, dico, un piatto mio. Perché era talmente simpatica la cosa che mi è venuta un'idea e l'ho realizzato. Ecco, per me, se possiamo chiamarlo progetto, preferisco non chiamarlo progetto, perché alla fine deve essere un'idea che matura. Io dico sempre che nell'artista matura dentro l'idea e poi esce, è un pensiero, è una cosa dell'anima, no? Che deve venire fuori. Sia buona, perché questi sono giochini, ma poi alla fine deve stare un buon piano.